Carissimi, bentornati nel canale di Sweet Italy Adventure. Sono estremamente in ritardo, ma a volte sapete che sul canale, a volte lo faccio anche apposta proprio perché ormai siamo ad un punto dove i droni vengono rilasciati in versioni beta o comunque con fare tantissimi, da fare tantissimi aggiornamenti. Ebbene, sono qui finalmente con l'Absan Zino Mini in versione SE. Ragazzi, fermi. Avete visto che spettacolo? Ma avete visto che video, che spettacolo unico? Fermi, però devo fare questo taglio. Intanto mi sono dovuto mettere al riparo nell'autobus perché appunto il freddo mi stava uccidendo. Ma questo taglio è per avvisarvi, lo farò più volte nel video, di una recensione piuttosto lunga, quindi mettetevi comodi, però spero che questo possa davvero aiutarvi, perché il mio motto, il motto del canale è quello di essere trasparente, di dire le cose come stanno. Non ho interessi commerciali da questo punto di vista nel consigliarvi uno o l'altro drone. E quindi perché questo taglio? Questo taglio, e poi vedremo molto bene nei dettagli la recensione, è perché vi anticipo che il drone Zino Mini SE sostanzialmente è comunque promosso per quanto riguarda un rapporto qualità-prezzo, però ha dei difetti, non da poco, ma per voi che magari già siete possessori di Absan Zino Mini SE non preoccupatevi, non voglio parlare male di questo drone perché per me è comunque un grande dronino. Ma le immagini iniziali sono convinto che vi siano piaciute anche a voi. Il problema però è che il drone presenta un fastidiosissimo effetto yellow che mi rovina veramente moltissime clip. Cosa significa? Significa che quando torno a casa non sono mai sicuro di sapere quali sono le clip andate a buon fine e quelle non andate a buon fine. Tutt'al più che purtroppo, ahimè, dall'applicazione queste vibrazioni non sono facilmente percettibili, quindi poi quando le metteremo con la scheda SD sul PC noteremo tutti questi problemi, ma ormai sarà troppo tardi perché avremo già fatto le riprese. Con questo però cosa voglio dire? Che tutte le recensioni che avete visto già in rete, per carità, alcune molto lodevoli, e quindi non mi metterò a speculare quale è meglio e quale è migliore, lo giudicherete voi ovviamente come al solito, sembrano dipingere ed osannare questo drone come un drone della Madonna, l'unico al mondo a fare certe cose. Purtroppo però, se io volessi, e apro una piccola parentesi, potrei farvi questa recensione osannando questo drone e parlando praticamente solo delle cose migliori, facendovi vedere le immagini nei momenti in cui non avevo effetto yellow, facendovi solo vedere i successi fatti nell'active track, eliminando o magari sminuendo i problemi che ho avuto proprio con l'active track, che comunque sia è sicuramente uno dei migliori per questi droni da 250 grammi. Con questa recensione spero di aiutarvi nella scelta se l'acquistavo o meno di questo drone sia sensato. Io ripeto, è un drone che mi è piaciuto, ve lo dico fin da subito, però è bene che si vengano a sapere tutti i dettagli e non solo i pregi, che sono molteplici, ma anche i difetti. Spero che apprezziate questa cosa. Io, ragazzi, forse qualcuno si ricorderà della recensione dello Unique Mantis, con la quale era in collaborazione anche appunto con la Unique, fu l'unica collaborazione, perché nonostante che mi avevano mandato il drone loro, ne ho parlato a merda. Oh, a proposito, se la recensione vi piace, ragazzi, lasciatemi un pollice in su per farmelo capire e lasciatemi un commento, sia che abbiate lo Zino Mini SE che non l'abbiate, o se lo volete comprare, così ci confrontiamo qua sotto. Dai ragazzi, partiamo finalmente con questa recensione. La versione che ho preso io, ve lo faccio anche un po' vedere con la camera dall'alto, è la versione con due batterie, il caricabatterie multiplo e la borsa inclusa nella confezione.
Questa sarà una recensione molto approfondita, molto accurata, e il video per questo motivo sarà anche molto lungo. Spero che vi possa piacere, vi invito ad iscrivervi al canale se già non l'avete fatto ed attivare la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video in arrivo. Infatti questa recensione la sto iniziando adesso, ma mi costerà sicuramente diversi giorni di test, perché appunto vorrò essere molto approfondito. Fra l'altro faremo anche dei confronti con il Fimi Mini X8 SE, che è qua dietro, non so se si vede lì nella scatolina, per cercare di capire anche qual è il migliore tra i due, oppure comunque sono dei concorrenti diretti effettivamente. Sono passati più o meno 6 mesi dalla data di lancio di questo drone ed è per questo che io sarò molto rigido e mi aspetto effettivamente che i difetti di cui si è parlato molto siano spariti. Ovviamente chi segue il canale sa che io sono molto rigido su qualsiasi drone, non ho alcun interesse nel consigliarvi l'Absanzino Mini piuttosto che il Fimi X8 SE o piuttosto che anche un DJI. Nella confezione dell'Absanzino Mini SE arriva praticamente questa scatolina dove fra l'altro, prima che metto via la scatola, come vedete, qui c'è il QR code da scansionare per scaricare l'applicazione che funziona sia con iOS che Android, si chiama la Hixhapsan 2.0 e adesso procediamo. La borsetta è di buona qualità, lei fra l'altro è impermeabile, quindi se vogliamo portarla anche in montagna o in posti dove c'è umidità, almeno durante il trasporto, possiamo essere sicuri. Troviamo un caricabatterie USB 3.0, qui abbiamo nella mia versione appunto una batteria, l'altra batteria invece è inserita già nel nostro piccolissimo drone. Pensavo di trovarmi di fronte un drone un pochettino meno qualitativo e invece devo dire che l'apertura dei braccetti è fatta molto bene, sono rigidi, le plastiche, la qualità dei materiali, fermo restando che sono sempre droni che devono rimanere sotto un certo peso e quindi non possiamo certo aspettarci delle plastiche di un certo spessore, quindi premium al 100%, ma lui devo dire che è fatto molto bene. Il profilo delle eliche che è proprio tipico Hapsan, infatti chi ha già volato con già l'H501S e poi anche Zino Pro ricorderà sicuramente questo profilo che è veramente tipico. Vedremo poi la rumorosità durante il volo. Ragazzi, che dire, anche lui è di una silenziosità disarmante, mi piace veramente tanto. Appunto, due batterie, l'altra batteria è inserita già nel drone che va disinserita pigiando su questi due piccoli click ai lati, e questa batteria, come vi dissi già a suo tempo, è una batteria, non è una batteria lipo e quindi ha i polimeri di litio, ma è una batteria ion e quindi all'interno ci sono due batterie, sempre, quasi sempre della Samsung, le classiche e ormai conosciute 18650. Ad ogni modo, avendo una scarica di C inferiore rispetto alle batterie ai polimeri di litio, lui, che vi piaccia o meno, sicuramente sarà un pochino meno reattivo e un pochino meno performante a livello di prestazioni vere e proprie rispetto sia ai Mini 2 ma anche rispetto al Fimi Mini X8, che comunque monta nella versione Pro una batteria ai polimeri di litio. Questo non significa che il drone non sia in grado di cavarsela col vento, ovviamente faremo anche questi test, e comunque con la batteria ai polimeri di litio lui ci garantisce da costruttore, e vedremo anche se questo sarà un parametro che corrisponderà alla verità, 40 minuti di volo. A me sembrano veramente tanti, però vediamo se effettivamente è tutta sta roba. Ragazzi, sempre Svezia, ci sono 14 gradi sotto zero. In queste condizioni le batterie devono essere molto calde, sempre molto calde. E credo di essere l'unico ad aver provato, almeno fino adesso, quello che ho visto in rete, l'Absanzino Mini SE con queste condizioni estreme. Mi metto i guanti perché mi congelo veramente, ci si congela molto rapidamente. Un'alba straordinaria sta uscendo, quindi metto in moto il tutto e partiamo. E ragazzi, lo sto facendo per voi. A
differenza della versione Zino Mini Pro, che fra l'altro sta arrivando anch'esso sul canale e vedremo i confronti assieme a lui, al DJI Mini, assieme al Fimi Sotto, insomma una serie di confronti che stanno arrivando molto approfondita. Lui non ha i sensori anticollisione né davanti né dietro, che sono finti, e una delle differenze più sostanziali è che al suo lato ha l'ingresso per la scheda SD, che nello Zino Mini Pro non va inserita, poiché lui ha un hard disk interno, mentre sullo Zino Mini SE dobbiamo inserire un SD, e questa sinceramente per quanto mi riguarda è un punto a favore proprio per Zino Mini SE, perché lui ci consente di cambiare scheda quando vogliamo senza dover attaccare il drone al PC, ma soprattutto perché se un giorno queste memorie si danneggiano buttiamo il drone o mandiamo il drone in assistenza ad Absan. Assistenza della quale in questo momento non mi sento di dirvi molto, ma ne parleremo più avanti, perché so e ho sentito generalmente che sembrerebbe arrivata un'assistenza in Italia. Non so bene per le garanzie queste cose, quindi non mi prendo nessuna responsabilità, ve lo dico perché lo ha pubblicato la Absan stessa sul loro sito ufficiale, ma ne parlerò e cercherò di indagare cosa significa davvero questa assistenza e per quanto riguarda anche la garanzia di legge, che in Italia vi ricordo essere 2 anni. Il Proteggi Gimbal, che si estrae molto semplicemente, protegge questa camera che esteticamente, comunque devo dire anche nei materiali, comunque per terminare nella confezione appunto c'è l'hub che carica le batterie inserendole in questo modo. E devo dire che c'è una cosa negativa e una cosa positiva. La cosa positiva è che l'hub può caricare fino a 4 batterie non contemporaneamente, ne caricherà una e poi continuerà con i propri cicli, però questo hub è veramente molto ingombrante, ragazzi, guardate che bestia di hub per caricare le batterie, ma soprattutto che le batterie non hanno un ingresso né USB di tipo C né il micro per ricaricare la batteria direttamente. E questo sinceramente è un punto molto a sfavore, perché se dobbiamo portare il drone in giro dobbiamo sempre portarci sto mattone, però comunque va bene, possiamo comunque utilizzarlo e poi utilizzare anche un power bank per ricaricare una batteria o appunto fino a 4. Il radio comando, eccolo qua, è molto, dà una sensazione di robustezza, mi piace, con un bel display. E la novità finalmente è che, tirando giù la slitta che alloggerà il radiocomando, che devo dire non mi dà molta fiducia, è veramente una cosettina che praticamente cade anche da sola. Sì, poi ha la sua molla anche robusta, però la qualità, sentite anche dal microfono, non è che sia veramente il massimo di questo. Bello grossiccio, insomma, rispetto agli altri concorrenti, sia del Fimi Mini X8, che fra l'altro è il mio radiocomando preferito, secondo me lui è un pochino meno di qualità. Sotto appunto alla slitta sono veramente complicati, non complicati, ma diciamo che sono gli stick un po' più difficili da prendere, poi vanno avvitati come al solito e hanno appunto il loro fine corsa. Il nostro smartphone, vedete che non è proprio il massimo rispetto ai concorrenti della facilità per inserire lo smartphone. Ragazzi, stavo quasi per scordare di togliere la pellicolina di protezione della camera. Sai che belle immagini che venivano fuori? Proviamo a fare un decollo automatico. Allora, eccolo qua, ragazzi. Lui è partito. Vedete, ci sono un po' di vibrazioni e si sta abbassando, si è abbassato di quota, direi di... È partito alzandosi per 1,5 metri e poi si è abbassato di 0,5 metri. Ci sono un po' di vibrazioni sulle braccia, ma la stabilità è molto buona. Lui si muove un capellino rispetto a DJI, ma è immobile rispetto a Fimi X8 Mini. C'è da dargliene atto. Questo è lo Yo. Lo stato della batteria. Lo stato della batteria mi dice chiaramente al 100%. Lui fa delle piccole oscillazioni durante i movimenti dello Yo, vedete? Quindi comunque si può anche vedere il terzo asse muoversi, vedete? Però molto molto buono. Oltretutto che si sta appareggiando.
Ragazzi, ho appena avuto una disconnessione e lui sta atterrando. Una disconnessione del cavo. E lui è atterrato. Questa non è una buona cosa. Questa non è affatto una buona cosa. Questa cosa non mi piace per niente. Refresh to the return point. Riproviamo. Non mi è piaciuta per nulla. A questo punto, ragazzi, come di consueto, proviamo una modalità Active Track. Selezionando questo qua, che sono io. Gli diamo go, avviamo la registrazione e proviamo a partire. C'è da notare, vedete, mi ha perso. Riproviamo. Il problema è che lui non sale e non scende di quota. Adesso mi ha trovato. Vediamo. Siete ovviamente sempre pronti ad interrompere qualsiasi operazione. Lui mi segue, ancora mi segue. Sì, ci ha messo un po' a trovarmi, a ribeccarmi, ecco, comunque. E mi è perso. Allora, ragazzi, abbiamo visto che purtroppo nel tracciamento e nel tracking di un mezzo grande come un autobus non è andata molto bene, cosa che invece è andata bene al Fimi Mini X8. E adesso faccio un follow me invece a piedi. E ragazzi, non chiedetemi di correre perché sono praticamente una foca. Vediamo come va, ma sicuramente non avrà problemi. Ho visto anche altri video, insomma. Vediamo. Siate sempre pronti ad interrompere queste funzioni, ovviamente. Vado un po' marcia indietro. Lui mi segue. Lui si gira. Diciamo che per semplici operazioni lui si comporta molto bene, questo tracking. Vedete, proviamo anche ad andare verso di lui, a tornare, e lui se ne indietreggia. Quindi è un buon active track, se la gira tutto quanto. Sì, reagisce molto bene, indietreggia, fa movimenti dello yo. Purtroppo c'è questa cosa che lui non modifica l'altezza, ecco. Questa volta invece sempre active track da applicazione, e proviamo a fare un orbit attorno a noi come fanno i DJI. Chiaramente sempre molto attenti che non ci siano ostacoli attorno, perché il drone è un ascensore, si può modificare anche un po' la velocità. Vedete, lui se ne va anche molto veloce, volendo. Funziona bene, ecco, questa è una modalità, uno scatto, diciamo, automatico, che non mi dispiace affatto. Proverei molto rapidamente anche una modalità in waypoint. Mandiamo il drone semplicemente disegnando la rotta. Facciamo questa cosa qui e ce ne torniamo qua. Lui ha calcolato tutto. Questa è molto buona, questa mi è piaciuta molto. Gli ho completato, fatto, modalità waypoint. Vedete, il primo waypoint si ferma, gira. Vediamo se sto registrando il video. Sì, lo sto registrando. Si può passare dalla carta alla mappa, ovviamente. Insomma, ecco ragazzi, lui va bene. Funziona veramente bene, vola veramente che è uno spettacolo. Vola veramente che è uno spettacolo, un vero e proprio spettacolo fighissimo, bravo.
Devo dire che in modalità sport si trasforma e sinceramente devo ammettere che, nonostante un dato di fatto che le batterie Lion abbiano una scarica di C inferiore, quindi non sono performanti come le Lipo, devo ammettere che in modalità sport lui comunque un po' se la cava, ecco. Non è magari reattivo come un Mini 2 o come un Fimix 8 SE per via di questa condizione. Guardate ragazzi che bello, inclinazione laterale molto buono, si comporta molto bene ragazzi questo drone in volo, c'è poco da fare, si comporta molto 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 bene. Cavolo ragazzi, vola bene, vola veramente bene. Una cosa che però non va bene è questa, ragazzi, ogni volta, quasi ogni volta che voliamo dobbiamo ricalibrare il tutto, anche se ci spostiamo di veramente pochi chilometri, cosa che non succede invece col Fimi Minix 8, che lui è di una silenziosità disarmante, mi piace veramente tanto. E ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo lungo video, ma dovuto, per cercare di capire al meglio questo drone. Zino Mini Pro è in arrivo, faremo tanti voli, tante recensioni, tanti anche confronti con i diversi droni. Grazie di essere stati con me fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo video. E niente, adesso ragazzi, freddo o non freddo, devo scendere da st'autobus, quindi noi ci vediamo al prossimo video e un abbraccio a tutti, Valte, su Weetie Adventure.